Buongiorno a tutti dal milanista Pacio, siamo qui a registrare questa partita, questa post partita dove parliamo di Milan Torino giocata ieri sera. Che devo dire? Sono contento del Milan, sono contento di questo Milan che vince un Alghero per un po' di partita. Il Milan giocava bene, nel finale soffrivamo un po' che nel Torino, ma sappiamo soffrire, siamo stati squadra, abbiamo saputo soffrire. Non abbiamo preso gol, una gara è finita, la sblocca sempre lui, Ante Rebic, che da gennaio è diventato un giocatore importante, da quasi partente a titolare, e titolare inamovibile, perché parliamo anche chiari, Rebic merita il posto da titolare, il Rebic che stiamo vedendo da gennaio fino ad ora, dove ha fatto, se non sbaglio, 6 gol. Correggetemi se sbaglio, però 6 gol li ha fatti sicuro. E dall'inizio campionato fino a dicembre non ha fatto manco un gol. Sì, lo facevamo girare molto poco, gli allenatori quasi ormai avevano smesso di credere in Rebic. Poi Pioli ha visto, prima di cedere Rebic, l'ha rimesso in mostra, e Rebic si è fatto valere e ha meritato un posto da titolare. Siamo a pari punti con Parma e Verona, sesti siamo. Il Milan non deve mollare la presa, perché per me quest'anno il sesto posto dell'Europa League per me ce la possiamo fare in qualificare. Ormai la Champions League fino a qualche mese scorso magari ci credevo un pochino di più, ma ora comincio veramente a non crederci più. 10 punti dall'Atalanta, già lo dicevo quando eravamo meno 7 della Champions League, che dicevo è difficile con questa Atalanta, che poi abbiamo perso poi 5-0, e sarà difficile arrivare in Champions League, però ci credevo. Ora comincio a non crederci più, quasi tanto un miracolo che ora vede la Champions League. Quindi non guardiamo la Champions League, non guardiamo l'Atalanta, guardiamo il sesto e, se vogliamo, pure il quinto posto. Complimenti pure a Torino, che ha giocato. Il Torino ha giocato, ci ha messo in alcuni momenti poi in difficoltà, però ha giocato. Il Milan è stato altrettanto bravo a saper trovare i vantaggi nel primo tempo e a difendersi, oltre a creare azioni per magari raddoppiare, chiudere la partita. Il Milan ha saputo difendersi l'1-0. Complimenti sia a Milan che a Torino. Che poi altro da dire, per il fatto un sacco, un sacco. Io mi auguro in te che avere davvero i dolori, e non sei voluto entrare perché avevi questi dolori veramente, perché se dovesse succedere un caso come è successo lo scorso anno con l'Inter, con Icardi, sapete tutti com'è finita, che si è finto infortunato e non giocava, che è finto un infortunio quando dopo gli avevano tolto la fascia di capitano. Ma se dovesse essere vero, la porta è lì, te ne puoi andare, perché noi nel Milan vogliamo giocatori che ci mettono grinta e passione per questa maglia, perché questa maglia del Milan, la maglia del Milan è una maglia gloriosa. Quindi spero per te che non è una tua invenzione per non entrare. Poi parliamo di Gabbia. Gabbia ha saputo gestire un po' le sue emozioni, perché aveva un giocatore giovane che viene dal settore della primavera e soldi a San Siro, in un Milan Torino che vinciamo un gioco dove quella partita è importante per i 3 punti, già stavamo vincendo, quindi ha saputo gestire le sue emozioni e ha fatto
quello che doveva fare. Il Clayton non ha fatto un'eccellente prestazione, ma manco deludente. Un shaker per me se lo può meritare. Gabbia. Complimenti Gabbia. Speriamo che in qualche altra occasione riusciamo a vederti e sempre migliorando. Perché per me tu, Gabbia, puoi migliorare. Il video finisce qui. Vi invito a mettere un like, un commento per quello pensate voi di Milan Torino. E vi invito a scrivere sul mio profilo Facebook, Instagram, il Milanista Pazzo, il mio TikTok, il Milanista Pazzo Official. E nel bene e nel male, speriamo bene, perché la prossima è una trasferta ostile. Difficile, ostile, ma è difficile contro la Fiorentina lì a Firenze. E che dovremmo vedere, se non sbaglio, la partita del sabato sera, almeno venerdì, penso di pubblicare un video. Nel bene e nel male, forza Milan, dai.